Qui abbiamo due importanti personaggi che curano e portano avanti questa attività dell'Urbano Gas Energy. Walter D'Urbano, che è stato un campione, come è stato la Maura Viceconte, soprattutto nelle corse lunghe, mezza maratona e maratona, e Luigi Cavuoti, che è un po' il team manager di questa squadra. Chiediamo a Walter come è stato il 2017 per la vostra società. Beh, è stato un anno importante dove comunque il risultato più importante l'abbiamo conseguito a Valperga nell'ambito del campionato italiano di corsa in montagna WISP, dove abbiamo vinto, perciò con un titolo italiano squadre in tasca. Poi abbiamo avuto grandi campioni regionali canavesani, ma questo secondo me è il risultato più importante della stagione. E adesso vi avvicinate al 2018, che proprio nei primi giorni del 2018 iniziate subito con l'organizzare il cross del Castello Malgrà. Sì, organizziamo il cross del Castello Malgrà, siamo partiti in anticipo quest'anno perché vogliamo cercare di portare un bel po' di gente a Rivarolo. Insomma, è un cross che ormai sta crescendo di anno in anno e il nostro obiettivo è arrivare prima o poi a portare 1000 persone al cross di Rivarolo. Luigi, oltre al cross di Rivarolo penso che ci sono altri importanti impegni per il 2018. Quali sono gli obiettivi della società? Di fare dei bei numeri con le altre gare che faremo, che sarà a Sant'Anna, sarà ad Argentera e tutte le altre gare che affronteremo assieme alla società. Anche faremo il trail dell'Erbaluce, l'Erbaluce Night, e anche lì cerchiamo di fare notevoli numeri. Mi pare proprio nei trai avete anche lì ottenuto un risultato importante con Paolo Rossi. Sì, Paolo Rossi, che è qua con noi stasera, ha fatto tanti trai e degli ottimi risultati, ma questo lo dirà lui più tardi. Questa sera a Rivarolo c'è una campionessa di atletica leggera che in passato ha ottenuto anche dei grandi risultati, che dal prossimo anno correrà per la Urbano Gas Energy. Sentiamo un po' che impressioni ha avuto nel ritornare a correre per questa squadra canavesana. Ma è iniziato tutto un po' per gioco, perché con D'Urbano ci siamo rincontrati grazie alla presentazione di un progetto dell'allenamento alla Mandria, e quindi per gioco abbiamo iniziato a fare due gare e quindi niente, la passione si è risvegliata. E poi un giorno così per caso mi ha detto: cosa ne dici di venire a correre nella nostra squadra? E visto che ci accomuna la passione per lo sport e questo nuovo progetto insieme, è stato bello anche far parte della sua squadra, insomma. Maura, vuoi ricordare i tuoi risultati più importanti? Allora, io ho fatto una carriera in nazionale per una decina d'anni, ho vestito la maglia azzurra, ho vinto parecchie maratone importanti italiane, ma il risultato più grande è stato nel 1998 a Budapest con la medaglia di bronzo, e poi il primato italiano nell'anno 2000 a Vienna con 2:23:47. Che è stato battuto dalla Valeria Strano di solo 3 secondi, e poi il record italiano che è ancora attuale sui 10.000 metri, che è 31:05, ed è ancora dal 2000 ancora a tutt'oggi imbattuto. Paolo Rossi, che quest'anno nelle corse del trail si è comportato benissimo con 4 successi, 2 in canavesi col Trail dei Laghi e poi col Montesoglio, e poi ha vinto anche le Orobie. Com'è stato il 2017 per te? Ma sicuramente la miglior stagione da quando faccio gare di trail, che è iniziata nel 2012. Quest'anno ho fatto 4 vittorie, insomma è stata la stagione sicuramente migliore per me. La vittoria più importante qual è stata? Ma sicuramente sia di prestigio che per bellezza è l'Orobio Ultra Trail, perché poi tra l'altro si arrivava a Bergamo Alta e io sono nato a Bergamo, e non per sfortuna, perché quando io nacqui lì poco dopo morì mio fratello, e quindi è stato anche un momento di emozione perché ho dedicato la gara a lui, e quindi ce l'ho, è una gara che ho particolarmente nel cuore. Le due gare canavesane tra il Trail Laghi e il Montesoglio, c'è differenza o c'è una delle due che preferisci?
Ma il Montassoglio è un'altra gara, che il trail del Montassoglio è un'altra gara che ho nel cuore, perché è stato il primo trail che ho fatto nella mia carriera di trail nel 2012, dove arrivai quarto, quindi a distanza di 5 anni vincerlo è stato per me una grandissima soddisfazione. Hai già un programma per il 2018? Sì, all'incirca si ripercuoterà un po' quello del 2017, quindi penso di rifare inizialmente Tra i Laghi e il Trail del Montassoglio, e poi magari fare una gara del circuito UTMB a Chamonix e poi altre gare, comunque dovrebbe essere così, insomma.